Questi siamo. Siamo questo schifo qui. La Juventus riesce a pareggiare con una botta di culo, due botte di culo clamorose, dopo essere andata in svantaggio 2-0 a Cagliari, contro il Cagliari, con due rigori concessi alla squadra sarda. Gli isolani che sono scesi in campo col sangue agli occhi, avvelenatissimi, pronti a mangiarsi il campo, che faceva già schifo perché non è neanche ammissibile che in quel campo non si riesca neanche a far scorrere un pallone. E dobbiamo ringraziare la Madonna, Dio e tutti i santi che il Cagliari ci abbia regalato due gol. Il primo, calcio di punizione, follia. Io se fossi il portiere, la barriera me la mangerei. Credo fosse Makongo, non so neanche come si chiama quello, non so neanche che cosa ha fatto durante la partita, che si abbassa sul tiro bello anche di Vlahovic, che ormai ci ha abituato che quelle facili non le fa, quelle difficili le fa, per cui lavorare sulla testa del ragazzo in futuro e soprattutto lavorare sulla realizzazione maggiore degli expected goals, parentesi che ora non voglio trattare, e regalo di Dossena, che prima esce palla al piede dimenticandosi che ci sono altri 21 persone in mezzo al campo, perde palla, la riconquista Rabiot, apre su Higgins che crossa dentro e si fa autogol lui stesso. Quindi chapeau Dossena, grazie Makongo, grazie Dossena, ci avete evitato il baratro più assoluto. Quello che vi ho detto io in tre video fa, me lo riporto, non me lo riporto, non mi interessa, è che la Juve in questo trittico mostruoso che avrebbe dovuto affrontare adesso per la concretizzazione della qualificazione della Champions League, avremmo fatto 4 punti, non 9, 4. Cagliari, fuori dai coglioni, quasi sconfitti. Moralmente sì, siamo sconfitti, io ve lo dico pure il perché. Adesso devi andare, devi ricevere in casa il Milan settimana prossima e poi devi andare a Roma con l'Olimpico. La Roma ce ne fa 20 se noi giochiamo in questo modo. Mangiati vivi dal Cagliari di Claudio Ranieri, che c'ha Claudio Ranieri che, mi tolgo il cappello, ma fa un calcio pane e salame, porco due. Fa un calcio più retro che Allegri in confronto, è un futurista. De Rossi, se così stanno le cose, De Rossi ci trapana l'anima, ci massacra, è un bagno di sangue l'Olimpico. Quindi meno male che abbiamo preso, dobbiamo dire pure grazie San Makongo, dovunque tu sia nato, no. Dovunque tu, e anche Dossena, grazie per questo pareggio, grazie. Io mi sono stancato, io mi sono rotto il cazzo di fare lo zimbello e di fare anche questa figuraccia davanti a tutti, Abbiamo dilapidato non solo un vantaggio tecnico in 4 anni, assurdo, ma abbiamo dilapidato anche che cosa era la Juventus e qual era il concetto di Juventus. Questa è la verità. E questa è la verità. Non ci sono altri fatti. L'unica inalienabile verità è che abbiamo sperperato anche il DNA. Finito. Io potrei chiudere il video perché presi per il culo da tutta la tifoseria d'Italia e presi a pesci in faccia dal primo porto, la prima cacchiattaiola di Cagliari, il primo pesciaro che ci prende a pesciati in faccia anche a Cagliari, allora non mi sta più bene per niente. E se queste sono parole di verità, se queste mai dovessero avere un principio di verità dietro, io non risponderò più delle mie azioni, non risponderò più di me stesso in generale. Io me ne vado alla Continassa, mi incateno, faccio lo sciopero della fame in mutande, ma ve lo giuro qui davanti, tutti gli altri stronzi che vogliono venire, che vengano pure con me. Se questa cosa che ha detto Giuntoli, spero l'abbia detta utilizzando un politichese atto alla tranquillizzazione della situazione, allora me lo ciuccio pure. Ma se questo dovesse avere un fondo di verità, io, e non mi dissocio, non rispondo delle mie azioni, impazzisco, me ne vado fuori di testa. Me ne vado a Torino e faccio andare gli altri fuori di testa, che forse è meglio. Se devo morire, muoio da eroe, dicevano i guerrieri. Allora che possa morire da eroe. Mi dissocio. Questi siamo adesso. Siamo questi. Che spero
Spero finisca il prima possibile questa razza di stagione messa male. Io oggi ho sentito le parole di Daniele De Rossi, uno con trasparenza, responsabilità delle proprie azioni. Nessun tipo di politichese di dietrologismo da attuare con la stampa e con i giornalisti. Tutto in faccia, presa a parole, basta prese per il culo. Basta magheggi. Basta tutto questo. Finito, caput. Tutto. Commento, ve lo lascio pure, con una marea di persone che ancora difendono questo schifo, ma stasera non gli do la colpa ad Allegri, eh? O meglio, ormai sappiamo di che cosa è capace il Livornese. Questa sera io do la colpa anche ai calciatori, perché non sono degni di vestire quella maglietta, ma non sono degni proprio, sono più degno io che ce l'ho qui nell'armadio. Ma 100.000 volte più degno, su questo non c'è proprio nessun dubbio, nessuno. Beh, ve lo posso garantire, perché i calciatori adesso si parano dietro il parafulmine Massimiliano Allegri, togliendo i coglioni dalle proprie mutande, mettendoli in un comodino, tenerseli caricari per i loro scopi personali, non facciamoci male, dobbiamo andare all'europeo e attenzione, dobbiamo firmare nuovi contratti con le prossime squadre e quindi stiamoci calmi, andate a fanculo, dovete andarvene a fare in culo tutti, nessuno escluso, ci metto dentro pure Giuntoli per le stronzate che ha detto, avanti, tutti, nel calderone juventino c'è tutto il sistema Juventus, tutto, pure Agnelli, Elka, andate a fare in culo tutti, perché se questa è la situazione in cui, nella quale vertiamo, è colpa di tutti, non solo Allegri, non è solo Allegri il problema, e ve lo dice uno che non vede l'ora finisca sta maledetta stagione, 5 partite mancano, più uno di Coppa Italia, e a sto punto spero pure che ce ne usciamo, che si perda pure in finale, tanto non me ne frega più niente. Se voi mi dite, preferisci vincere la finale di Coppa Italia o che l'anno prossimo si riparte da un nuovo allenatore? Ma stai scherzando? Forza Atalanta, forza non so chi cavolo sarà, forza Fiorentina, non so chi cazzo sarà. Ve lo dico adesso con tutto il cuore. Quindi meno 6 partite, dico solo andiamo in finale perché c'è da... Se noi ci qualifichiamo alla finale di Coppa Italia andiamo in automatico a giocarci la Final Four del 2025 di Riyadh. Ma che culo, eh? Abbiamo da fare 65 partite, se quel messaggio che ha dato Giunto... L'anno prossimo, se quel messaggio che ha dato Giunto li dovrebbe... Dovesse essere vero... Io sono svuotato, io non ce la posso fare più, io ero venuto qui davanti con uno scopo l'anno scorso, io devo cercare il più possibile di portare una sana verità che possa essere mia, che possa essere opinabile, ma che possa essere il più possibile sincera di opinione. Perché se ho fatto tutto questo è perché è rimasto Allegri immeritatamente sulla panchina della Juventus. Ma adesso che la stagione sta volgendo al termine, adesso che per lo strappo di capelli ci stiamo riuscendo a qualificare in Champions e a culo senza Milan, Inter e Napoli siamo in semifinale con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia, se siamo questo è per merito e solo culo. Finito, io non devo dire più nient'altro, non mi interessa fare l'analisi della partita, non mi interessa dirvi che avete visto col tridente, allora si può fare qualcosa di più, perché si sapeva già, non c'è bisogno che ce lo dimostrasse il mister questa sera, addirittura ho visto un 4-2-4, ho detto Allegri fermati, per favore che cosa stai combinando, non mi stai proprio emozionando questa sera, e ci hanno fatto gol Makungo e Dossena, questi sono stati i fatti. Cambi che non si capisce se li vuole fare o non li vuole fare, cambi che cambiano, gente che esce e poi rimane inquadrata perché non esce più e quindi ricambi il cambio. Questa è confusione totale, disorganizzazione della gestione settimanale disastrosa sotto tutti i punti di vista, senza coppe europee, giocando una partita del cazzo a settimana dove c'hai pure la schiuma alle palle da appoggiare sulla scrivania, tra l'altro mi arriva pure una nuova scrivania domani la benedico subito e mi ci appoggio le palle, faccio così direttamente e stiamo a posto, perché adesso sono così gonfie, sono così appollaiata al calduccio lì da mettere proprio, le mettere in primo piano se fosse possibile il nudo, ma non è possibile, potrei essere denunciato, no assolutamente, sono appena arrivato qui sopra, quindi è finita, è questo il punto, io non voglio parlare di niente, non voglio parlare del tridente, io è solo una questione di countdown, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, arrivederci, grazie.